Ciao amici di Molise Web TV, il video che vi presento oggi è relativo alla serata che si è svolta a San Polo Matese per il passaggio della manifestazione Cammina Molise 2011, che con i suoi circa 200 partecipanti di anno in anno raccoglie sempre maggiori consensi e propone a tutti coloro che amano la natura, ma soprattutto lo stare insieme, propone la scoperta o anche la sola conoscenza di una realtà qual è quella molisana, che tanto può offrire in termini di paesaggi, in termini di monti silenziosi e naturali, di accoglienza sincera e disinteressata, proprio come è stata quella che ho potuto riscontrare a San Polo, piccolo comune del Matese, ma con un cuore e un senso dell'ospitalità secondo a nessuno. Infatti i sampolesi hanno voluto deliziare, è proprio il caso di dire, i suoi ospiti con un'esibizione del suo gruppo folk, che con vigore, simpatia, ma soprattutto amore, ha coinvolto tutti, facendo sì che una serata d'estate rimanesse indelebile nel ricordo di questi 200 camminatori. Gruppo folk La Teglia, che con una naturalezza disarmante, che del resto non è andata a discapito di una professionale esibizione, ha saputo trasmettere una gioia e una compiaciuta e del resto dimostrata partecipazione dei camminatori di Cammina Molise. Dei balli presentati durante la serata ne ho scelti due, che rappresentano senza dubbio un po' il tipo della manifestazione, e lo sforzo fisico che occorre per poterli effettuare non è per nulla visibile sul volto dei ballerini, sempre sorridenti e felici di essere lì. E forse è proprio questo il segreto del gruppo La Teglia. Tutti i partecipanti, suonatori compresi, in effetti quando ballano e suonano, prima di tutto si divertono. E il loro divertimento è coinvolgente, e allora che li si ascolta e vede, non si possono di certo tenere i piedi e le mani ferme, si porta il ritmo che loro esprimono. Perciò un sentito grazie a tutti gli abitanti di San Polo e un augurio di buona visione a voi tutti, il vostro Angelo. Thank you.
sera dal gruppo folcloristico La Teglia di San Polo Matese. Allora, grazie, grazie per l'incoraggiamento, grazie mille. Avete potuto ammirare un saltarello paesano che nell'acqua nel quale il cavaliere effettua una corte sfrenata alla propria dama affinché questa dica di sì alle sue avance. Allora, il prossimo ballo che vi proponiamo è Rubare della Teglia. Teglia non sta per padella, il nostro gruppo folcloristico si chiama Gruppo Folcloristico La Teglia. Teglia è un albero plurisecolare, si trova nella parte più alta del paese, di fianco alla chiesa parrocchiale. E dicevo, questo ballo si rifà a un'antica tradizione pagano-cristiana, secondo la quale le coppie di fidanzati, nel momento in cui fissavano la data delle nozze, si fermavano sotto questa teglia per chiedere un consulto alle streghe e agli stregoni. Noi facciamo parte della San Polo, fa parte della catena del Matese, qui alle nostre spalle già abbiamo la parte campana, beneventano, la credenza delle streghe era molto radicata, per cui chiedevano questo consulto alle streghe e agli stregoni per sapere quale poteva essere il futuro della coppia. E quindi le streghe intrecciavano i rami di quest'albero girando a mo' di giostra, e se l'intreccio e il disintreccio riusciva, significava che la coppia poteva convolare a giuste nozze, altrimenti, ahimè, avrebbero dovuto rimandare la data ad altro tempo. Allora, noi proveremo a stabilire la sorte delle coppie presenti qui stasera. Non potevamo avere un albero di tiglia, ma abbiamo un palo con dei nastri colorati, e i componenti del gruppo Folk La Teglia saranno le streghe e gli stregoni, e speriamo che piaceranno anche buono. Per voi, il rubalo della Teglia. Thank you.
l'ultimo ballo in programma, è il ballo della castagna. Questo frutto, a vederlo quasi selvatico, racchiuso nel suo guscio di spine, ma dal sapore poi così intenso e profumato, da richiamare in questo nostro piccolo paesello tante persone per la raccolta. Infatti nel periodo tra fine novembre e fine ottobre e inizi di novembre, tante macchine attraversano questa nostra piccola piazzetta e proseguono dritto verso la montagna. Si recano nei boschi di castagne, dove gli uomini con delle lunghe mazze battono queste castagne. Le donne le raccolgono, le mettono nei sacchi e le porteranno a casa, dove poi all'interno del focolare domestico prepareranno delle profumatissime caldarroste da consumare insieme a parenti ed amici. Allora noi per questa ultima danza, per quest'ultimo ballo, ci siamo rifatti appunto a questa raccolta della castagna e ve la dedichiamo per voi, il ballo della castagna. Grazie.
Thank you.